all'interno di questa cattedrale, l'arte, la musica, il teatro daranno il meglio, valorizzando il luogo, valorizzando la natura che c'è attorno, e per la prima volta questo luogo, che è stato luogo sacro, oggi luogo di memoria, è il protagonista di quanto il maestro Gatti e il circuito Teatri di Pietra offriranno. È un assaggio, se così possiamo dire, di un progetto che vorrà vedere il futuro nel prossimo anno. Questa sera l'idea è stata quella di offrire in qualche maniera questo spettacolo, e lo stanno offrendo in maniera gratuita, noi stiamo pagando soltanto la SIAE, per poterci rendere conto di cosa questo luogo può dare e cosa questo luogo può far vivere. Noi questa sera loro, ma abbiamo visto anche durante tutto il cartellone estivo, abbiamo avuto attori di teatro e musical, abbiamo cercato in qualche maniera di valorizzare questo luogo, e abbiamo visto anche proprio il senso di filialità che c'è stato da parte della gente. Quindi anche questa sera, pur essendo ormai a metà settembre ed essendo finita la stagione estiva, ma non certamente per il clima, perché è una serata bellissima, tanta gente è arrivata proprio per godere di questo momento. Sicuramente questa sera la fa da padrone la novità, e la novità è essere all'interno della cattedrale di Montevago. Da questo momento faremo rientrare Montevago e la sua cattedrale, ma anche il suo centro storico, all'interno dei siti dei Teatri di Pietra. Teatri di Pietra che quest'anno ha toccato 12 siti archeologici monumentali. Uno pensa a Soluto, Imera, ma pensa anche al Grande Castello di Milazzo o Eraclea Minoa, piuttosto che non straordinario Parco Archeologico di Montegliato. Bene, siamo veramente contenti che nell'Agrigentino ci sia un punto che abbia una memoria recente. I Teatri di Pietra sono innanzitutto la scelta, la volontà, la determinazione di amministratori da una parte, di artisti dall'altra, per far sì che tutto il patrimonio si tolga da quella etichetta di marginale, di periferico, perché una cosa l'Italia ha, e la Sicilia in particolar modo: non c'è luogo che sia secondo o terzo. L'idea di un policentrismo culturale diffuso, di un policentrismo capace di raccogliere l'eredità recente e quella più antica. Questo è il progetto di Montevago, e noi ci accingiamo a questo progetto pensando già alla stagione estiva, che sarà sicuramente una programmazione di spettacoli, ma siccome questo è un sito che ha altri valori oltre quello scientifico, artistico e archeologico o paesaggistico, ha il valore di una memoria recente. C'è dal 1968 un terremoto ha spazzato l'identità, e la ricostruzione ha fatto di tutto per sottrarre o mortificare quell'identità. Ora forse c'è un desiderio altro, e noi assecondiamo e rispondiamo a quel desiderio altro che si fa progetto. Questo luogo qui, come abbiamo detto tante volte, non deve essere solamente un luogo da che bello e basta, deve essere anche un luogo di cultura, un luogo di ritrovo di emozioni, di stati emozionali. Quindi ecco, il solletico al cuore già viene solo a guardarlo, però possiamo fare tanto se ognuno di noi cura davvero questo luogo e lo fa vivere e lo vive. Montevago entra nel circuito dei Teatri di Pietra, e quindi per quello ci sarà tanto, e noi contiamo tantissimo che il pubblico sia così numeroso come stasera, e il passaparola, il tantam possa essere, perché questo arricchimento deve trovarsi.